Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo su GTA Online per mostrarvi un nuovo metodo con il quale potrete salvare qualsiasi vestito, quello da poliziotto o quello da spazzino o qualsiasi altro vestito. Il glitch è molto simile a quello vecchio, tipo quello di Natale per la bestia, per poter salvare il vestito della bestia, però non avrete bisogno, di quattro amici, ma bensì di uno solo. Andrete nelle missioni create da Rockstar, andrete nelle missioni Versus e avvierete Sbirro Corrotto. Una volta che sarete nella lobby, semplicemente inviterete il vostro amico. Vi consiglio di impostare un round, anche perché il glitch sarà molto più veloce, facendolo con un solo round, e così c'è la sicurezza che funziona, mentre se mettete due round è possibile che non vi funzioni. Aspettiamo Sassi Lanzaro. Una volta che sarà entrato, avvieremo la missione. Ragazzi, se vi serve un account moddato, non esitate a chiederlo, dato che ho scoperto anche come poter inserire la nuova Roosevelt, la Roosevelt Valor e le vecchie auto di Halloween, tutte moddate. Riesco ad inserire anche la Tampa e la Cougette Classic senza il dietro. Quindi ragazzi, ritorniamo al glitch. Sassi Lanzaro sta entrando. Una volta che la missione sarà avviata, semplicemente dovrete chiedere al vostro amico di abbandonare la sessione e di avviare una qualsiasi gara creata da Rockstar. Anche la prima gara, Viaggio Profetico, va bene, una gara qualsiasi. Per poter impostare il completo da poliziotto non dovrete fare altro che impostare fra i completi versus il completo giustizia. Poi, una volta che sarete in sessione, a missione avviata, dovrete far abbandonare il vostro amico. Quindi ragazzi, semplicemente voi completerete la missione, prenderete la valigetta dal poliziotto e andrete al punto di consegna. Magari chiamerete Lester per azzerare il livello di sospetto e nel frattempo, dopo che il vostro amico avrà abbandonato la missione Versus, come vi ho detto prima, dovrà avviare una gara creata da Rockstar e vi aspetterà nella sessione. Quando completerete, voi semplicemente vi unirete dal party. Appena vi uscirà la schermata di votazione, del mi piace, del non mi piace o del non voto, voi semplicemente premerete triangolo, subito, immediatamente premerete il tasto PlayStation ed andrete nel party e vi unirete, alla sessione del vostro amico. Semplicemente in questo modo. Premete il tasto PlayStation, dopo aver messo il mi piace, andrete nel party. Io andrò su Sassi Lanzaro e parteciperò alla sua sessione. Quando avrete il menu di selezione delle gare, non premete assolutamente nulla, dovrete aspettare i 30 secondi di votazione. Si avvierà una qualsiasi gara della schermata di votazione e nel frattempo vi dirà, di unirvi a un'altra sessione di GTA Online. Voi premerete X e vi unirete semplicemente dal vostro amico. Una volta che sarete nella lobby della gara del vostro amico, ospitato dal vostro amico, semplicemente non dovrete far altro che premere cerchio ed X. Come vedete, mi ha riportato in sessione con il vestito da poliziotto che avevo scelto in precedenza nella missione Versus. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace ed iscrivetevi, ragazzi. Un ringraziamento particolare va a Sassi Lanzaro. Ciao a tutti.